E comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera, voglio e forza Napoli, mi sono pure sbarbificato. A me ne sono più veloce, ripeto un truppo. Comunque, raga, io vi voglio far vedere una cosa. Guardate un attimo. Grazie a Callegari e a Nando Orsi. Adesso il campionato con le sue domande. Ne abbiamo già fatte 7 di domande al campionato. 3 giornate, 7 domande. Manfreda. Sarà che la sosta ci regala più tempo per pensare. Fortunatamente questa volta è buona la sosta per noi, giusto per rivedere qualcosa. Sarà che aspettando il ritorno della Serie A qualcosa dovremmo pur dire. Allo sembri di Ronaldo. Fatto sta che questo campionato ci ha già regalato parecchi spunti e 7 domande fondamentali alle quali il magico mondo del web risponde così. Inter. Per me rimane sempre in Napoli. 3-4 anti-Juve. È arrivato anche il momento del Milan di diventare l'anti-Juve. Non ha fatto gol, è vero, però ragazzi. Pure Leonardo, pure Leonardo è diventato un broccoli. Non lo so, però ragazzi. È sfortunato pure. Non lo so, è diventato un giocatore, non so, uno qualunque. Diciamo che ha avuto delle occasioni in cui il vero Ronaldo l'ha buttato. Una pippa. Gualletti diventano tutte pippe. Non è in forma, quindi non giochi. L'importante ragazzi che si vince. Una fase difensiva così non si vedeva dai tempi di Donadoni. Oggi mi sono rivisto al Chelsea, dico una bella partita. Cazzo, vedi? Quello era lui il nostro top play, Mister Sarri. Non trovo il termine adatto, veramente. Vergognoso! Abbiamo fatto 91 punti con Sarri, con il gioco di Sarri, con il gioco di Ancelotti. Facciamo schifo, letteralmente schifo. Quello che è, fa schifo. Nainggolan ci sveglia dal coma. Cagino, la discoteca, l'ubriacone, là. Vabbè. Con le palle, proprio quello che vogliamo vedere dal nostro ninja, perciò. Caro ninja, vai pure in discoteca quanto vuoi. Secondo me farà un sacco di gol perché adesso è anche la prima donna. Con quello avanti hai sistemato il reparto avanzato. Bravo Milan, bravo. Ragazzi, io non voglio fare il piagnone, non. Sono stati acquistati 13 giocatori. Parliamo di Kevin Strootman. Comunque noi siamo pieni dei centrocampisti e che sarà mai? Vogliamo vedere che cazzo sono questi centrocampisti? Allora c'è De Rossi, che comunque c'ha una certa, non sta facendo schifo. Aveva preso un Zonzi che però è appena arrivato, è un alieno. Ha fatto ancora più schifo. Secondo me non stiamo messi così bene perché poi c'è Cioric e poi c'è Zaniolo. Con tutto il bene che gli posso volere, schifo. Non si fa così. E il voto al mercato della Roma si dà a febbraio. Eh sì, sti cazzi. Intanto fammici arrivare a gennaio. Vox Populi è un po' anche la voce di Dio, quella del popolo, come dicono i saggi. Avete visto, voglio, non solo i personaggi famosi che vanno nelle TV, che vanno a Sanremo, che vanno in Duchess, che vanno a tutti i posti possibili e immaginabili, fanno minimi apparsi. Questa minimi apparsa mia e di tanti miei amici youtuber mi ha fatto piacere, devo dire la verità. Sono contento, pure che a me 2-3 secondi, ma a me alla fine il mio scopo di youtuber non è questo. Il mio scopo, lo sapete, che è per divertimento, per svagare, per dire la mia, non è questo. Che poi viene, a chi è che non va a piacere? Mi ha fatto assai piacere vedere i miei amici. Fatto piacere di vedere Antonio Carofiglio, il mio amico, Roberto Palermo, Andrea come va, e poi chi è? A Max mi ha fatto piacere, tifoso sempre della Juve, poi chi è che conoscevo là in mezzo? No, mi pare che non conosco più a nessuno. Chi che giustamente non mi ha fatto piacere, ho sapito chi è che non mi ha fatto piacere di vedere
in questo contesto. Per me non ci azzecca proprio da questo contesto tribuno. È già essere sincero, in questo contesto tribuno, perché il contesto delle persone scostumate per me non ci azzecca. Io, visto che mi ritengo una persona molto educata e ben educata dagli genitori, ovviamente non vado sul personale, perciò non mi ha fatto piacere di vedere persone scostumate in questo contesto di sketch su pressing. Quindi è inutile, perché una persona per forza deve essere scostumata, perché quando tu poi ironizzi oppure dici determinate cose e poi lui va a colpirti, io sono bravo a colpirti se ti vorrei colpire a livello e ti fa una merda e ti smardai le parole, pure io sarei bravo, però io non sto su questa piattaforma per fare le coglionate che tu fai. Tanto per, e poi lì, però una parola ti voglio rispondere: se a me mia mamma mi è fatto uscire dal buco del culo, a te da proprio cagata, a te da proprio scaricata nel water, e it, che mi fa? Ma pigliò, non mi pigliò, che stu sicchie munnezze, che mi fa? Ma pigliò, non mi pigliò. Io te l'ho detto già una volta. Con me fu brava Cauca, non hai fatto il mio nome, ok, tu vuoi dire, vabbè, non ho fatto il tuo nome. Poi ti volevo dire un'altra cosa, ma che dici? Ma che sbagli pure i personaggi? Apposta di imitare me realmente, che vai a imitare un profugo albanese che è appena sbarcato sulle coste italiane, che non sa nemmeno parlare italiano, tu quello sembrava un profugo albanese, ma che ti credi? Che ti segue tu? Allora, tutti quelle cacule che ti seguono, quelle cacule che vengono sotto al mio canale, come ti ho detto, e mi vengono a insultare, stanno tutte realmente nel cesso, perché a me i tuoi iscritti ti puoi tenere quei quattro leccaculi tuoi, te li puoi tenere che vengono da me a insultare. Però te l'ho detto e non te lo ripeto più, bada come parli. Stavi andando bene che pulivo parlare napolitano, da città, pari un profugo albanese appena sbarcato. Pari, stivi imitando, qualcuno dice bravo, hai imitato alla perfezione, niente di meno, e non mutavo terzo piano, se era così, niente di meno, parla così. Boh, ma lasciamo stare. Te l'ho detto 100 volte, fin quando tu stavi facendo quello, beh, nemmeno... Ma quando poi vai a offendere, a parlare e a dire, a mettere in mezzo i genitori, tutte queste cose qua, ma ti rendi conto che tieni 40 anni e si uccesse? Ti rendi conto, no, che si uccesse, no? Professore, ma ti rendi conto che si uccesse? Te l'ho detto e te lo dico per l'ultima volta. Non fare lo scostumato con me, bada come parlo, perché con me ti fai male da c'eri. Io te l'ho detto, bada come parli, perché con me ti fai male, hai capito, strunz? Non te lo dico più, non te lo dico più, con me è una pazziata, c'eri. Con me non devi scherzare, vuoi scherzare, vuoi imitare, sbaglio pure personaggi, fallo pure, perché non mi interessa, ma guarda quello che dici con la bocca, perché io fino a prova contraria a te non mi sono mai permesso di arrivare dove tu arrivi. Tu sei scostumata, arrogante, presuntuosa, insulti i bambini di 15 anni, gli auguri la morte, c'ho pure scritto, non ti faccio, perché sennò ti sputtano un'altra volta. Ma tu che vuoi sapere? Te lo dico un'altra volta, pisciatura, te lo dico un'altra volta, pisciatura. Con me tieni la bocca bella pulita. Vuoi ironizzare, vuoi parlare napoletano, come te credi tu a parlare napoletano? Agite, sempre, che mi pare un profugo albanese. Però con me sciacquati la bocca, devi essere educato con me, perché io con te non ho mai sbagliato. C'hai 40 anni e metti il cervello in capo.
Se no ti faccio venire a me e te, ti vengo a me e te, ci vanno in capo a te. Ma capito, strunz? Non te lo dico più. Non te lo dico più. Hai conosciuto il Mimmo ironico, scherzato. Ma mo? Hai superato ogni limite. Moia focess. Testa muta. Testa. Con me testa muta. Devi essere educato con me. Perché io con te non sono scostumato. Non sono mai stato scostumato. Oggi in questo video sì. Cassina merda. Te l'ho detto, eh. Oggi in questo video tu dico cassina merda. E badi come parli. T'ha già avvisato, eh? Non te lo dico più. Non è una minaccia, ma è una promessa. T'ha stamuto con me. Con me ti ha stamuto. Non te lo dico più. Sono contento per gli altri YouTube, agit per sta munnezza che è apparsa in questo sketch divertente, ma dispiaciuto. Però è da focesse con me. Con me è da focesse. Ma basta, mo. A da focesse. Faccerebbe uno bucro culo, mamma, che esse che là. Ma chi tu do sta conferenza? Non è di estrunz. Ma chi cazzo tu do sta conferenza? Non è di estrunz. Ma quando mai mi ha mangiato in tuo stesso piatto che hai di schifo la capopera? Non è zuzzuso. Zozzo. Sto scostumato di merda. Sto zingaro zuzzuso e non ne manca niente. Vicino a me, o culo, non ho culo. Sciacco da hoc, strunz, e fai la persona educata, perché sennò tu venga a imparare l'educazione, perché tu non ce l'hai l'educazione, hai capito? E poi si vede quando sei coerente tu. Tempo fa, quando feci un video che parlavo, tu stesso, dal tuo video me l'ha fatto vedere Antonio all'Italia, vai va, me l'ha fatto vedere e ce l'hai ancora sul tuo canale di merda che tieni. Come hai detto tu? È una persona seria, una bravissima persona, ok? Una bravissima persona, a modo sporca, hoc, non è strunz, non è? Sciacco da hoc quando parli me, e non ti permettere più, t'aggeri, sei avvisato, mo stavolta basta, mo, perché mo mi ha rotto cazzo, t'aggeri avvisato. Ciao a tu, contentissimo di questa minimissima parte, e contentissimo per gli amici Antonio Carofilo, Andrea come va, va Max, Roberto Palermo, come lo chiamano? Bar Palermo, no. Vabbè. Comunque mando un bacione a tutti quelli che io conosco che sono apparsi insieme a me, un bacione a tutti quelli che conosco tranne a chi lo schifa la lettera e si è avvisato da Cerit. Ciao, voglio un bacione e sempre Forza Napoli. Ma che tutto resta è munnezza e sicchiru. Ciao, voglio e Forza Napoli. Sempre e comunque, Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.